Tanta neve, tantissima gente. Risultato, montagne letteralmente prese d'assalto. Dal Catri al Nerone fino al Monte Carpegna è stato un sold out su ogni cima in un weekend che ha dato giovamento alle comunità appenniniche e allo stesso tempo ne ha messo a dura prova la capacità ricettiva. A Carpegna la Proloco l'ha definita un'affluenza senza precedenti. Infatti, al passo Cantoniera si è dovuta chiudere al traffico la strada provinciale che conduce all'impianto, con il comune che si è impegnato a lenire il disagio, mettendo a disposizione una navetta gratuita per l'intera giornata ai tanti visitatori del comprensorio del Carpegna. Questa neve ha risvegliato quella che è la vocazione turistica di Carpegna, una vocazione invernale, e quindi è stato senza dubbio un ottimo volano per l'economia, cioè tutti i locali hanno lavorato, gli impianti sciistici hanno lavorato e questo ci ha dato una grande soddisfazione. Detto questo, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo weekend e l'hanno reso più bello. Parlo della Protezione Civile, parlo di tutte le forze dell'ordine che hanno consentito una buona viabilità e quindi anche i dipendenti comunali che si sono adoperati per rendere più fruibili le strade, perché la neve è bella, però crea anche un disagio e questo è stato ammorbidito, diciamo così, dall'operato di tutte queste persone. Anche sul comprensorio sciistico del Catri è arrivata gente da ogni direzione, dalla costa, dall'Umbria e pure dalla Romagna. Un pienone che attorno a mezzogiorno ha costretto a chiudere gli imbarchi a valle a fronte di parcheggi stracolmi. I più mattinieri hanno però potuto godersi sciate, discese con bob e ciaspolate su neve abbondante che consentirà aperture fisse per i prossimi giorni. Idem sul Monte Nerone, dove a dispetto della nebbia è stata abbondante la presenza sulle piste e al rifugio chalet Principe Corsini. Sabato e domenica sono stati 2 giorni come meteo non favorevole perché c'è stata un sacco di nebbia, però la montagna piace sempre, il Nerone piace, la neve così tanta era un po' che non si vedeva e quindi la gente ce n'è stata moltissima. Abbiamo fatto pienone tutti e 2 giorni e quindi non ci possiamo lamentare. Le piste sono tutte aperte, tutte molto ben innevate, quindi le condizioni migliori che si potrebbero avere. A livello di temperatura, con questa neve si potrebbe tranquillamente arrivare a marzo inoltrato perché ce ne sono circa 1 metro, 1,20 m. Questa settimana saremo aperti tutti i giorni e faremo anche una notturna mercoledì sera.